Ciao a tutti ragazzi da Ricchidevo97, intanto ciao, 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 ciao. Dico di seguirmi e di mettere like, condividere il mio video, i miei video su tutti i miei video di YouTube. È un video comunque. Siamo venerdì 22 marzo e venerdì scorso, venerdì 15, c'è stata la manifestazione, quella là dei ragazzi, quella là che hanno sfilato, dove c'erano tutti i ragazzi che hanno saltato scuola, grande polemiche qua là. Io voglio ritornarci perché ho avuto un sfogo su Instagram che adesso qua vorrei ripetere, perché non sono riuscito a fare video prima, perché non ho avuto tempo fondamentalmente. Allora, il mio sfogo era questo. Ma allora, è giustissimo la marcia che hanno fatto, l'idea ecologista che hanno fatto è la cosa più bella di questo mondo che può accadere, perché vedere marciare dei ragazzi per questo obiettivo qua è fantastico, penso. Però, allora, almeno per quanto riguarda qua San Luna di Piave, devo dire che c'è stata questa presa in giro, secondo me, fondamentalmente verso questa manifestazione, perché comunque, ecco il mio baffo, scusate, cioè è stata una presa in giro verso questa manifestazione per il semplice fatto che le persone che c'erano, i visi che ho visto, sono tutti dei falsi perbenisti. Inteso che, ok, la manifestazione, tutti bravi a seguire quello che dicevano le persone qua e là, però dopo sono tutti dei falsi, dopo 5 secondi che magari buttano la sigaretta per terra, oppure che ne so, che buttano le cartacce per terra, insomma, solamente l'hanno fatto, secondo il mio punto di vista, solamente per farsi vedere e soprattutto per il 70% delle persone, 80 che c'era là, solamente per saltare il giorno di scuola fondamentalmente, perché la domenica c'è stata la raccolta di rifiuti, della plastica sul Piave, e delle 1200, 1300, qualcuno dice anche 2000 persone, 2000 ragazzi che c'erano, e sono andati in 300, che una persona mi ha detto che più di metà, che quelli che c'erano 300 a raccogliere i sacchetti di plastiche sul Piave, l'hanno saputo alla manifestazione, quindi fondamentalmente non mi sarebbe mai arrivato in testa di andare a raccogliere i sacchetti, e sicuramente l'hanno fatto 300 persone perché era dopo il venerdì, quel venerdì della manifestazione. Poi un'altra cosa che mi ha fatto proprio incazzare è che il lunedì sono andato a Brescia e, parlando là con un ragazzo, sono venuto a sapere che erano in 15.000 là. Per carità, perfetto, bellissimo, tutto quello che vuoi, ma dopo la manifestazione hanno trovato cartacce, bottiglie e via dicendo, sigarette. Quindi dove volete andare a fare manifestazioni? Che non serve, non serve tutta sta manifestazione se non sapete neanche fare la raccolta differenziata, o subito dopo la manifestazione trovare bottiglie e cartacce in giro. Cazzo, svegliatevi fuori. Boh, con questo era il mio piccolo sfogo, che fate più raccolta differenziata, cercate di non buttare per terra le cose e il mondo non andrà a puttane come sta andando adesso. Quindi le manifestazioni sono utili, ma fino a un certo punto, e non fate i finti ipocriti perbenisti. Ciao da Ricchidebo97. Hola, seguitemi.